Tante vite sono avventurose e la mia in particolare lo è stata. Sono un uomo nato con dei genitali femminili. Ogni giorno ho dovuto combattere contro le mutandine rosa, il grembiolino rosa, la gonna a fiorellini, la mollettina nei capelli e alla fine ho deciso che avrei indossato solo pantaloni. Avevo 12 anni. Il mondo stava perdendo la pazienza con me. E la cosa mi metteva il panico. Innamorarmi di me stesso è stata l'impresa più dura, una cosa che un intervento chirurgico non ti può dare. Ho avuto un lavoro che non mi piaceva. Pensavo di essermi integrato. Avevo fatto di tutto per uscire dalla gabbia fisica, ma poi mi sono ritrovato in un'altra gabbia. E io avevo fatto tutto questo per fare un lavoro che non mi piaceva, per avere una vita che non volevo. La decisione di cambiare vita l'ho presa quando è morta mia mamma. La sua perdita è stata come perdere le radici. Sentivo che la natura mi stava chiamando ed io le ho aperto la porta.